con una spatolina. Sembra un pellicano. È vero. Che cos'è il pap test? Devo vaccinarmi contro il papillomavirus. Il preservativo previene il tumore al collo dell'utero? Oggi parliamo di papillomavirus. Il papillomavirus è un virus talmente diffuso che una persona su due è entrato in contatto almeno una volta nella sua vita. Si conoscono più di 120 tipi di papillomavirus, detto anche HPV. È un'infezione molto comune che si trasmette prevalentemente per via sessuale e la maggior parte delle volte non crea problemi. A volte il nostro sistema immunitario non riesce a eliminare completamente in breve tempo il virus e per questo alcune cellule vengono lesionate. Alcuni tipi di HPV predispongono al tumore al collo dell'utero, altri invece ai condilomi. I condilomi sono delle escrescenze che possono crescere sul pene, sui testicoli, vicino all'ano, sulla vulva, all'interno della vagina, sul collo dell'utero, in bocca e possono provocare fastidio o prurito. Dei 120 ceppi di papillomavirus, due sono considerati ad alto rischio perché creano delle modificazioni nelle cellule che col tempo possono far diventare le cellule di tipo tumorale. Queste modificazioni non danno sintomi di solito, per questo è molto importante eseguire il pap test. Il pap test è un test di screening offerto gratuitamente dal Sistema Sanitario Nazionale che serve per individuare delle lesioni cellulari in epoca molto precoce che poi in futuro potrebbero trasformarsi nel tumore del collo dell'utero. In Italia il pap test è consigliato ed è gratuito per tutte le donne dai 25 ai 64 anni di età e viene effettuato ogni 3 anni. Le cellule prelevate vengono esaminate al microscopio per vedere se ci sono delle modificazioni che in futuro possono essere indice di uno sviluppo tumorale. In questo caso sarà necessario eseguire ulteriori indagini. Se il pap test invece è normale, bisogna rifarlo dopo 3 anni. Grazie al pap test in Italia, l'incidenza dei tumori alla cervice uterina, quindi al collo dell'utero, è diminuito del 25%. Che è tantissimo, per cui mi raccomando, fate il pap test. Recentemente è stato individuato un nuovo test che si chiama HPV test che andrà a cercare i ceppi ad alto rischio, quindi quelli che potrebbero portare al tumore al collo dell'utero. È un prelievo simile a quello del pap test. L'HPV test non è ancora disponibile in tutte le regioni italiane perché si sta studiando come utilizzarlo al meglio. Il preservativo limita i contatti tra le mucose e i fluidi corporei, per questo riduce la trasmissione dell'HPV. Quindi usatelo. Il vaccino contro l'HPV previene il tumore al collo dell'utero, soprattutto se eseguito prima che hai fatto sesso nella tua vita. Questo perché ci sono meno probabilità che sei entrata in contatto con il virus. Il vaccino funziona contro quei ceppi di virus con cui tu ancora non sei entrata in contatto. Questo vaccino in Italia è offerto gratuitamente a tutti i ragazzi dagli 11 ai 12 anni di età, sia maschi che femmine, perché non previene solo dal tumore al collo dell'utero, ma anche da condilomi e soprattutto dalla diffusione dei virus ad alto rischio. Prima dei 15 anni sono 2 dosi a distanza di qualche mese, dopo i 15 anni sono 3 dosi. Il vaccino contro l'HPV non ci copre da tutti i 120 tipi di virus, però possiamo dire che copre da quelli più pericolosi. Per questo è comunque importante continuare a fare il pap test. Possiamo dire che è un vaccino sicuro, non ha particolari effetti collaterali. E inoltre previene anche altri tumori causati sempre dal virus HPV in altri apparati dove non è presente un test di screening, come ad esempio la vulva, la vagina o l'orofaringe.